Giuseppe Calcagno, direttore regionale Special Olympics Molise. In Molise si è aperta questa manifestazione itinerante Play the Game 2023. Un piacere vedere i ragazzi in vasca, mettersi in discussione, veramente un piacere però anche vedere come fanno il tifo l'uno per l'altro soprattutto anche. Sì. Non c'è competitività poi effettivamente. No, la competizione c'è, i ragazzi la sentono ed è giusto che la sentano, perché l'esperienza dello sport e delle gare permette loro di mettersi in gioco nello sport e questo li aiuterà a mettersi in gioco nella vita. Lo scopo educativo e integrativo e unificato di Special Olympics è proprio questo. I giochi di Special Olympics hanno questo obiettivo, quello dell'integrazione e quello di spingere i ragazzi verso la vita, formarli ad affrontare le difficoltà della vita attraverso l'esperienza dello sport. Partono in Molise i Play the Games, toccheranno tutte le regioni d'Italia. Noi siamo stati la prima con il nuoto, siamo molto orgogliosi anche perché è la prima volta che i Play the Games si fanno in Molise. Abbiamo 50 atleti provenienti dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Molise ovviamente e dalla Basilicata, quindi da tutto il sud Italia sono venuti qui per gareggiare. Due società, tra l'altro per quanto riguarda il nuoto, si sono avvicinate insomma a questa associazione, Play the Game, Special Olympics, Campobasso, Termoli. L'obiettivo è che tramite anche queste, diciamo, manifestazioni se ne parli sempre di più anche in Molise. Sì, questo è il nostro obiettivo. Abbiamo adesso due team accreditati sportivi nel nuoto, uno come hai detto giustamente tu a Campobasso e l'altro a Termoli. Speriamo di accreditare team anche di altre discipline, perché lo Special Olympics non è solamente il nuoto, ma ovviamente tutte altre, tante altre discipline. Stiamo lavorando molto con il basket per cercare di far partire un team di basket a Boiano. Rispondete a un'esigenza anche delle famiglie che, diciamo, chiedono un supporto per un'integrazione sociale, diciamo, e agevolata anche dei loro figli. Sì, questo dovrebbe essere l'obiettivo. Ci vuole molta collaborazione perché Special Olympics è un'associazione benemerita di volontariato, quindi noi a nostra volta ci appoggiamo alle società sportive, alle federazioni, che devono fare anche loro la loro parte. Noi abbiamo il compito di organizzare le gare, ma se poi non ci sono i team che fanno gli atleti, ovviamente tutto è vanificato.